Buonasera a tutti. Io ringrazio prima di cominciare tutti i corrispondenti locali che hanno raccolto l'invito del Partito Democratico a partecipare a questa conferenza stampa. Ringrazio gli iscritti al partito, i simpatizzanti e anche qualche cittadino interessato ad ascoltare che ha deciso di partecipare di persona a questo appuntamento. Mi scuso se diciamo, abbiamo scelto questo luogo, però abbiamo in animo di organizzare nelle prossime settimane degli appuntamenti, come dire, nei quali organizzare una partecipazione anche più ampia, partendo da questo documento che oggi presentiamo e consegniamo, alla stampa. Noi abbiamo pensato a questa iniziativa perché vogliamo parlare alla città e ribadire alla città l'impegno del Partito Democratico. Dalla posizione che come dire, ci è stata consegnata dal voto, ma riteniamo di poter dare un contributo utile al dibattito pubblico. Per guardare alla prospettiva e al futuro della città. Infatti è innanzitutto questo lo spirito che anima noi, teniamo questa conferenza stampa e tutte le persone che si impegnano nel Partito Democratico e intorno al Partito Democratico. Non certo abbiamo in animo di fare polemica sterile o aprioristica contro l'amministrazione, ma riteniamo di poter dare il nostro contributo alla città, pur sollevando tutti gli elementi di preoccupazione che a qualche mese dal voto noi rileviamo e in particolare, come dire, abbiamo voluto rispondere a un bilancio che il sindaco Molfetta ha presentato, che è un bilancio denso di iniziative e di realizzazioni che a nostro avviso però non sono attribuibili a questi primi mesi di attività amministrativa. Per questo abbiamo scritto e redatto questo documento che consegniamo attraverso la stampa alla città per ricostruire anche la storia amministrativa degli ultimi anni e per chiarire tutte quelle che sono le nostre preoccupazioni. Riteniamo che sia un atteggiamento da stigmatizzare assolutamente, quello di chi probabilmente potendo fare affidamento su poche realizzazioni proprie, argomenti o iniziative, cerca di appropriarsi delle realizzazioni degli altri. E in tutti gli ambiti della vita amministrativa della città, il sindaco ha elencato una serie di iniziative che però appartengono a esperienze amministrative passate, a partire innanzitutto dalle realizzazioni e dai progetti che riguardano i lavori pubblici. Sono tutte cose che hanno avuto origine addirittura anche nell'amministrazione Sconosciuto, con l'amministrazione Incalza e con l'amministrazione Scoditti, dal progetto di rifacimento della rete idrica di tutte le zone a rischio di allagamento, la circonvallazione, l'intervento da 4,4 milioni di euro che impegnerà l'acquedotto pugliese nel rifacimento della rete fognaria del centro storico. Se c'è un'iniziativa ascrivibile a questi primi mesi è il mutuo contratto di 3 milioni di euro per la manutenzione delle strade. E su questo intervento noi ci teniamo a sottolineare che ci rendiamo conto dell'urgenza di questo tipo di intervento perché un'amministrazione deve partire dalle cose più piccole per guardare in grande, sia per rispondere alle esigenze dei cittadini che pagano le tasse, sia per costruire un'idea di decoro urbano. Quello che noi abbiamo sollevato in merito a questo tipo di iniziative, lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti con un nostro comunicato, riguarda innanzitutto la scelta sulle fonti di finanziamento, perché questa amministrazione aveva a disposizione 1.200.000 euro di avanzo dell'amministrazione precedente che poteva essere utilizzato per questo tipo di investimenti.
ormai abbiamo incassato tutta la TASI del 2015, per la quale i cittadini pagano i servizi indivisibili, e per la quota maggiore è destinata ad interventi di manutenzione stradale. Quindi c'erano qualcosa come 2 milioni di euro, anche poco più, che potevano immediatamente essere utilizzati, ed eventualmente in seguito ad un dibattito pensare anche di utilizzare la strada del mutuo per altre iniziative più importanti per lo sviluppo strategico della città. In più non è chiaro, perché anche negli appuntamenti istituzionali che si sono consumati, come le commissioni, non è emerso un piano chiaro, non si sa quali strade saranno fatte, quante strade saranno fatte e che tipo di interventi saranno realizzati, perché il rischio concreto è che tra qualche anno, pur continuando a pagare le rate di questo mutuo, ci troveremo a dover ritornare a fare interventi di manutenzione sulle strade, se l'intervento che si farà oggi sarà soltanto un intervento superficiale. E su questo voglio aprire una parentesi: la partecipazione, il coinvolgimento di tutte le forze politiche, la discussione nelle sedi istituzionali non può essere, come dire, un fatto approssimativo. La trasparenza è un tema fondamentale oggi se si vuole vincere la sfida di governare bene un comune. E proprio a proposito della trasparenza e della legalità, noi vogliamo sollevare qualche preoccupazione, perché come dire, non ci sembrano il massimo della trasparenza e della legalità alcune pratiche amministrative che pure in questi mesi si sono consumate. Un esempio eclatante è la convenzione che è stata approvata per quanto riguarda il campo sportivo. È cronaca di questi giorni i primi danni che quello schema di convenzione sta provocando. Assegnare a un'associazione sportiva la manutenzione di una struttura comunale per noi è un fatto di dubbia regolarità, per non dire illegittimo, e riteniamo che come dire, non è chiaro quale beneficio ne trae la città. Al momento nessun beneficio ne trae neanche l'associazione sportiva, che intanto ha pagato, ha commissionato, realizzato, ha pagato dei lavori che il comune non è in grado come dire, per i quali il comune non è ancora in grado di liquidare. Un altro esempio di mancata trasparenza è stata tutta la gestione e gli affidamenti che sono stati fatti per l'organizzazione degli eventi del Natale. Ci sono affidamenti diretti a società che sembrano essersi costituite appositamente, per le attività che hanno svolto peraltro hanno ricevuto dei contributi privati. E queste sono cose che neanche in tempi molto più bui per quanto riguarda la trasparenza e la legalità in questa città sono mai avvenute. La stessa cosa, sempre per restare sugli eventi del Natale, l'assegnazione e la gara che è stata fatta per l'affidamento per le luminarie, per la quale non si è seguita la procedura del MEPA, che è il portale per le gare della pubblica amministrazione. Come dire, noi riteniamo che questi sono due aspetti, per portare due esempi che per noi non sono il massimo della trasparenza e della legalità. Tra l'altro questi due esempi io li ho voluti citare per arrivare a un punto. Noi riteniamo che non sia più possibile non rendere pubblici tutti gli atti della pubblica amministrazione. Le determine che oggi sono disponibili soltanto nella sezione dedicata ai consiglieri comunali devono essere pubblicate integralmente. Sappiamo peraltro che in città qualche altra testata giornalistica, qualche altra associazione si è mobilitata in questo senso, e l'impegno del Partito Democratico in questa direzione sarà massimo. Un altro aspetto che, come dire, il sindaco aveva molto puntato in campagna elettorale è la riduzione della pressione fiscale, e non sappiamo, diciamo, questo proposito che fine ha fatto, perché ho fatto riferimento prima al bilancio di amministrazione che non è stato utilizzato per investimenti di altra natura.
Non è stato neanche utilizzato per ridurre la pressione fiscale, per quanto in uno degli ultimi consigli comunali parte di quell'avanzo dell'amministrazione con delibera di consiglio comunale era stato destinato alla riduzione della tassazione, votato da tutti all'unanimità, anche dagli attuali componenti della maggioranza. Però diciamo, il sindaco ha approvato il bilancio di previsione, ha approvato il bilancio di assestamento, ma non c'è traccia della riduzione della pressione fiscale per i cittadini. Per noi è stato irresponsabile fare questo tipo di promesse in campagna elettorale e creare anche questa attesa in un momento così difficile dal punto di vista economico e sociale per tante e tante famiglie. Per il nuovo anno l'imposta unica comunale, che si compone della TASI e dell'IMU, non aumenterà, anche perché nella finanziaria il governo ha eliminato la TASI sulle prime abitazioni, ma la stessa cosa non potremo dire della TARI, che è la tassa per i rifiuti, la quale è già aumentata quest'anno. Il costo complessivo è già oltre i 5 milioni di euro ed è lievitato tanto nel corso di questi anni, e a livello locale questo tema non si affronta, o quando si affronta con un grado di approssimazione che è preoccupante, perché non basta dire che l'amministrazione partecipa alle riunioni degli organismi sovracomunali, dell'OGA e dell'ARO, peraltro entrambi commissariati, e partecipa preparandosi e documentandosi. Noi dobbiamo capire che, per quanto ci sono responsabilità di carattere regionale, ci sono responsabilità di carattere provinciale, ma un'amministrazione comunale non può non farsi carico di affrontare questo tema importante. C'è un problema che innanzitutto riguarda tutto il segmento della raccolta e quindi del rapporto con l'impresa, che diciamo, è stato oggetto di diverse proroghe in questi anni. Adesso l'amministrazione si appresta a fare una nuova proroga del contratto, e con la promessa poi di una gara ponte che non si sa quando si farà. Noi riteniamo che in questi primi 7 mesi si poteva già valutare l'idea di organizzare una gara per affidare questo servizio, e questo però non è stato fatto. C'è un problema chiaro del rapporto che l'amministrazione ha con l'azienda, perché noi riteniamo che oggi il comune come istituzione sia subalterno in questo tipo di rapporto, e questa subalternità è stata costruita negli anni. Quindi una gara poteva anche essere occasione per il comune per acquisire nuova autorevolezza e pretendere il massimo nel servizio, perché la città è sporca. E le tasse stanno aumentando e i cittadini iniziano ad abbandonare atteggiamenti virtuosi che invece avevano caratterizzato l'avvio di questo nuovo sistema di raccolta, che è l'unica ragione per cui le percentuali di differenziata continuano ad essere alte. Perché se i cittadini, come dire, non avessero la possibilità di lasciare dietro la porta di casa la differenziata, insomma l'indifferenziata, io credo che Mesagne, al pari di altri comuni della provincia, non raggiungerebbe le percentuali che raggiunge oggi. Quindi è stata lungimirante quella scelta, ma adesso ne servono altre. Un altro tema rispetto al quale un comune importante come Mesagne non può permettersi di essere latitante è tutto il tema che riguarda l'impiantistica, perché noi in provincia di Brindisi produciamo molti più rifiuti di quanto siamo in grado di smaltirne. E siccome abbiamo problemi seri sotto l'aspetto dell'impiantistica, io penso che il comune di Mesagne dovrebbe anche farsi carico di avviare un'iniziativa in questo senso, iniziando a dialogare con altri comuni, perché c'è un problema degli impianti che va assolutamente affrontato. Governare senza risorse è difficile sempre, e difficilmente c'è stata abbondanza di risorse, per chi lo può confermare, chi ha avuto esperienza di governi al governo locale. Ma ci sono iniziative che costano zero e che possono cambiare il volto di una città. Quindi le risorse non possono in nessun periodo diventare un alibi.
Il sindaco ha riportato nel suo bilancio l'approvazione prossima del, piano, del nuovo piano per gli insediamenti produttivi. Io voglio precisare innanzitutto che oggi si avvicina all'approvazione perché nel gennaio del 2015 si adottò il PIP con una delibera di Consiglio Comunale. Per arrivare a quel passaggio fu importante il lavoro degli assessori che si erano succeduti, Faggiano, Montanaro e Saracino nell'ordine, e anche dell'allora Presidente della Commissione Uso Assetto del Territorio, che peraltro affrontarono con non pochi problemi anche un'azione di ostruzionismo, e anche per questa ragione il piano non è stato approvato durante l'esperienza di governo Scoditti. Componenti dell'allora maggioranza e dell'attuale maggioranza e anche il sindaco, come dire, tentarono di frenare quel processo, tant'è che il sindaco in consiglio comunale disse anche che era un piano che rendeva un buon servizio a grandi interessi economici, alle grandi catene presenti nella nostra zona industriale e che andava contro gli interessi dei piccoli produttori locali. Oggi però quel piano di prossima approvazione viene portato come dire, con anche soddisfazione nel bilancio del sindaco e noi riteniamo che bisogna assolutamente insistere anche perché siamo al progetto. Dopo ci saranno tutte le opere di urbanizzazione da realizzare. Se quel piano non è pronto, la città rischia di perdere importantissime occasioni di sviluppo economico e occasioni di nuova occupazione. E noi riteniamo che su questa cosa bisogna spingere anche perché costa zero. Ci sono altre iniziative come l'adeguamento di alcuni strumenti urbanistici che ci sono già e la discussione che va ripresa su strumenti urbanistici nuovi come il PUG che è stata messa completamente da parte e in più ci sono diversi progetti di rigenerazione urbana che si possono avviare. La rigenerazione urbana non può fermarsi alla zona ex campo sportivo, che è una delle attività che non parte oggi, quel progetto è stato realizzato e finanziato nel 2012, questa amministrazione ha fatto soltanto qualche visita guidata all'interno che peraltro era prevista nel progetto, ma esiste ed è partito già con l'amministrazione in casa qualche anno fa un documento generale sulla rigenerazione urbana che dovrebbe essere ripreso e aggiornato. Esistono peraltro progetti pronti come il progetto di rigenerazione urbana di tutta la zona Zecchino che dovrebbe essere ripreso perché può essere fonte di nuovi finanziamenti. Le risorse, come dire, sono importanti e sono fondamentali, ma le idee a volte possono arrivare anche dove le risorse non ci sono. Noi riteniamo che questa maggioranza debba abbandonare l'atteggiamento trionfalistico e di arroganza che ha assunto in questi mesi, deve portare più rispetto per il passato politico e amministrativo di questa città, del quale peraltro il sindaco in particolar modo ha fatto parte. Riteniamo che serva umiltà e virtù anti-eroiche, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno in un momento così difficile e complesso per il paese e per i comuni. Semmai la città, e riprendo un'espressione cara al sindaco, doveva essere riportata in Serie A, noi abbiamo il timore a questo punto fondato che questo modo di operare e di agire faccia perdere ulteriori posizioni alla città, perché vediamo che la politica a Mesagne sta arretrando e si lascia andare ad atteggiamenti che, come dire, non rendono onore, non rappresentano la versione più nobile della politica. Noi abbiamo realizzato questo documento che diffondiamo oggi, attraverso il quale vogliamo fare chiarezza e un bilancio dal nostro punto di vista, perché riteniamo che è passato un periodo congruo per iniziare a esprimere qualche valutazione pubblica e complessiva. E insieme alla presentazione di questo documento vogliamo anche fare un appello
a tutte le forze di opposizione, sia quelle che siedono in Consiglio Comunale a fianco al Partito Democratico, sia quelle che non hanno rappresentanti istituzionali ma che sentono di essere portatori di un punto di vista diverso rispetto a questa amministrazione, e insieme noi lanciamo la proposta di aprire un tavolo permanente di discussione sulla città, sull'aspetto amministrativo, sulle prospettive e sul futuro politico di questa città, perché riteniamo che ce ne sia bisogno. Io a questo punto mi fermo e mi scuso anche se ho parlato molto, e lascio la possibilità, insomma, ai giornalisti presenti eventualmente di rivolgere qualche domanda. Siamo tutti disponibili a rispondere, quindi, come dire, lascio a voi la parola, ringraziandovi di nuovo. Abbiamo finito tutto tu. Non è vero. Da parte mia è scontato, dovrebbe dire, però domande ce ne sarebbero tante da fare. E se da quella parte però non ci fosse il PD, il partito di maggioranza relativa, che prima che ha governato una 7 mesi fa, e tutte queste tematiche che il segretario ci ha illustrato in maniera precisa e certosina, so bene. Però, voglio dire, i problemi non stanno esclusivamente negli ultimi 7 mesi, non è stato fatto quello che doveva essere fatto, e penso che più volte è stato anche evidenziato. Però, come voi stesso avete detto, ci sono delle opere, delle attività, dei progetti che risalgono addirittura dal punto sconosciuto. Per cui, non è che il male sta tutto negli ultimi 7 mesi, se vogliamo. Ci sono sicuramente delle responsabilità o delle defaianze precedenti. Ecco perché dicevo, se non ci fosse il PD, domande ce ne sarebbero tante. Chi risponde? Rispondi tu? Intanto, anche da parte mia, grazie agli organi di stampa, ma anche a tutti coloro che hanno, mi scuso per la voce, insomma, che hanno accolto l'invito del PD a partecipare a questa conferenza stampa. E la domanda che veniva posta adesso è una domanda, e d'altronde l'atteggiamento, il refrain che noi sentiamo anche dall'attuale maggioranza. Lo stesso sindaco in quel documento lo lascia trasparire, non tanto neanche velatamente, però io devo dire che il Partito Democratico, o comunque la coalizione che si era raccolta intorno al candidato sindaco Mingolla, ha pagato, cioè quel prezzo l'ha pagato, perché ci sono state sicuramente, e noi non abbiamo avuto timore di dire che c'erano state delle scelte errate, rallentamenti, i difetti. Lo stesso sindaco Scoditti non ha mai fatto mistero di scelte che non erano state condivise o non erano state appieno comprese dalla cittadinanza. E però andare da una parte all'altra mi pare che ce ne corra. E io vorrei ricordare a tutti che il Partito Democratico il 4 di settembre si è astenuto sulle linee programmatiche, e questa la dice lunga, cioè su un atteggiamento che noi volevamo avere nei confronti di questa maggioranza, che non era, come diceva il segretario, un'opposizione ad ogni costo, ed è un atteggiamento questo che vorremmo continuare. Io vedo in prima fila l'amico Damiano Ignone, quindi parafrasando Nenni, è vero che non si fa opposizione con i sentimenti, ma sicuramente neanche con i risentimenti. Noi abbiamo dimostrato fino a questo momento grande senso di responsabilità. Abbiamo concesso la luna di miele che si concede a tutte, che tutte le città concedono alle amministrazioni appena insediate. Ora noi che cosa vediamo? Quello che diceva il segretario, una
vetrina luccicante, perché questo è la comunicazione, l'annuncite, noi abbiamo detto, lo dico così per usare uno slogan, però dietro nel retrobottega dovremmo andare a vedere, secondo me non c'è sicuramente confusione e scelte pasticciate. Le ultime poi ne potremmo parlare, io li potrei anticipare, qualcuno la diceva il segretario, ma ci sono una serie di scelte che sono state fatte, perché quando sono iniziati i problemi, dopo i primi 4 mesi, e poi abbiamo visto insomma che non regge una maggioranza che non regge, perché poi ci sarebbero considerazioni di carattere politico, perché è una maggioranza che ha fatto fuori i partiti tradizionali, ma pensando che potesse essere, come dire, più facile governare, invece alla lunga il respiro è corto. E quindi noi in ogni caso vogliamo partire, e partiamo da questi 7 mesi. Non rinneghiamo niente del passato, non abbiamo fatto autocritica, l'abbiamo detto quando le cose non sono andate bene, però volevamo ristabilire la verità, l'ha detto bene il segretario, e anche ristabilirla con voi organi di stampa, perché potevamo fare o possiamo fare tutti i comunicati che vogliamo, però ristabilire la verità deve essere in interlocuzione, perché vogliamo essere messi alla prova e sentire da voi le domande a cui vogliamo, evidentemente non ci sottrarremo e risponderemo, senza che da parte dell'attuale maggioranza, ma del sindaco, ci sia ogni 2 o 3 settimane l'esposizione delle linee programmate. Poi li verificheremo. Molti di quei punti, se volete, io vi posso dire, il segretario diceva quello che è stato fatto. Lo stesso sindaco Scoditti, che in una trasmissione ha anche detto di essere disponibile a fare un confronto sereno, insomma, poi sappiamo che non c'è stato, ma evidentemente poi forse per impegni del sindaco attuale, ecco, diciamo, mettiamola così. Quello che è stato fatto adesso, le cifre io ve le dico: c'è stato un progetto di recupero della manutenzione straordinaria per edilizia residenziale pubblica, 678.000 euro di progetto, perché poi questo interessa anche a voi, è concesso 15.000 euro. Il restauro del castello non parliamo, era quel progetto poi che è andata, sapete benissimo come è andata a finire. Poi c'è l'unica opera pubblica realizzata adesso dall'amministrazione Molfetta, che è la strada di accesso allo stadio Alberto Guarini, 35.000 euro. C'è stato un annuncio di 50.000 euro per la pista ciclabile, però non sappiamo neanche niente, zero. E il mutuo di cui parlava il segretario, che quella è l'opera, diciamo, che viene anche presentata come qualche cosa che è stata, ecco, intercettato qualche finanziamento, ma io non aggiungo niente a quello che diceva il segretario sulla spesa, quello che comporterà per le future generazioni, se non questo, che quel mutuo oggi è stato possibile comunque fare, perché le precedenti amministrazioni, o la precedente amministrazione, fino ad un certo punto non l'ha potuto fare, e sanando i conti e rendendo, perché sullo sito del Comune c'è la relazione di fine mandato, è possibile, con gli indici di indebitamento allo stato attuale, è stato possibile fare quel mutuo. Non mi soffermo, l'ha detto Francesco, io l'unica cosa che voglio, solo perché non vorrei poi che magari qualche registrazione della TASI, lui parlava, il gettito complessivo è di 2.400.000, però la TASI voi sapete benissimo che si tratta di vari servizi indivisibili, c'è la pubblica illuminazione, ci sono le strade, c'è il verde pubblico, però la quota e i servizi sociali, insieme ai servizi sociali, quelle delle strade è sicuramente la quota maggiore che copre questo servizio. E l'ultima cosa, in questa prima tornata, io non ho letto, non ho fatto in tempo a leggere il decreto, uno degli 11 decreti emanati dalla Madia, ma mi pare che ci sia quel discorso delle determine, della pubblicazione, la trasparenza ormai cadrà con quel decreto, perché entro i 30 giorni le pubbliche amministrazioni, sia pubbliche che private, insomma, la pubblica amministrazione, ma anche per privati, hanno l'obbligo di rispondere ai cittadini, quindi cadrà anche quello. E in ogni caso, come diceva il segretario, noi faremo, sicuramente porteremo avanti questo tema.
periodo natalizio, se volete poi la documentazione a disposizione, si trattava di un progetto che per quanto riguardava la società, l'associazione culturale, era di 30.000 euro IVA compresa, però chiedevano un rimborso spese su questa, su questi eventi, e siamo al 24 novembre. Il 3 di dicembre l'amministrazione comunale, se voi vedete sul sito, perché c'è questa cosa strana, sul sito adotta la delibera 363 dove si dice prima edizione mercatini di Natale eccetera eccetera, l'oggetto è atto di indirizzo che invece scompare sulla delibera, perché sarebbe illegittimo, cioè il fatto che una giunta, ormai ci sono, la giurisprudenza di Dar finalmente ha fatto luce, ma anche il Consiglio di Stato, non è possibile dare l'affidamento diretto da parte della giunta perché è un atto di gestione. Poi su questo eventualmente potremmo parlare, tra la confusione fra politica e gestione che c'è a Mesagna. Ma in ogni caso, per essere rispondere alla domanda che è stata posta, il 3 dicembre viene affidato questo, questa organizzazione, l'associazione culturale che ha fatto, che ha allestito le casette, insomma, ha iniziato ufficialmente, con date ufficiali, la propria attività il 16 di novembre, cioè 3 giorni dopo che era stata fatta la delibera. Quindi queste sono le. Noi abbiamo atteso fino adesso perché dovevamo acquisire la documentazione, ho risposto io per questo, e nei prossimi giorni, non escludiamo, anzi sicuramente, non sappiamo se sarà la prossima settimana, ma presenteremo un'interrogazione capillare su questo aspetto, perché ci pare che sia, tra l'altro, lo diceva il segretario nella sua introduzione, non c'è nella delibera, nella 363, dove si dà l'incarico, non si dice che vengono dati 5.000 euro, i 5.000 euro sono nella delibera, diciamo così, quella generale, e soprattutto non si dice in virtù di quale norma vengono erogati 5.000 euro ad un'associazione culturale sicuramente non profit, perché c'ha la partita IVA e il codice fiscale che sono diversi, e quindi è una società commerciale, diciamo così, per intendere a tutti gli effetti. Non sappiamo in virtù di quale norma viene data a questa società l'erogazione, non sappiamo se è stata liquidata, questa non sappiamo, perché le determine sono ferme al 17 di dicembre, quelle che abbiamo potuto visionare. Quindi in virtù di quale norma è stato dato questo rimborso spese di 5.000 euro, che sicuramente è illegittimo e non può essere dato. Insieme a questo c'è la fornitura dell'energia elettrica, c'è l'occupazione del suolo pubblico non pagato, e che quindi rientrava, era addebitato al comune, ma soprattutto si tratta di attività commerciale, perché come sicuramente sapete e sanno tutti i cittadini di Mesagna, i commercianti, 23, 24, non so quanti erano poi alla fine, hanno pagato, peraltro non tutti, non tutti lo stesso, stavo dicendo, non tutti lo stesso importo. Io penso di essere stato, poi se eventualmente possiamo approfondire successivamente. Io l'aspetto amministrativo non lo vorrei toccare, almeno inizialmente, perché magari l'avremmo potuto toccare, come diceva Bosimo, durante la vita amministrativa. Cioè, questi sono problemi, sono fatti che noi conosciamo e che noi ci aspettavamo che una forza politica di opposizione avesse avanzato in tempo debito all'amministrazione, se vuole fare l'opposizione, e quindi se intende, diciamo, stare ai fianchi, far sentire il fiato sul collo dell'amministrazione. Questo è uno, ma ce ne sono tanti, ce ne sono. Io vorrei guardare un'altra parte, questo è un documento politico-amministrativo. Allora mi chiedo, in premessa, innanzitutto, perché è il primo incontro che si fa dopo le consultazioni. Chi è questo PD? Questo PD, uscito purtroppo con le ossa rotte, diciamo, dalla campagna elettorale, per la prima volta applica, no? A un'area di sinistra pure applica
e quindi passo all'opposizione, perché non possiamo dire che sia stata l'opposizione durante i due interregni che non aveva perso in pratica con il Canada. Segretario, è una domanda pubblica. Avete fatto punto e a capo. Come state pensate di ricostruire il partito? Come pensate di superare quella fase critica veramente forte degli ultimi 20-30 anni che il PD ha subito a pesare? Dopodiché si può costruire anche l'opposizione. Ma innanzitutto... Come intendete andare avanti? Che progetti avete? Che programmi avete? Vi siete seduti? Vi siete guardati in faccia? Avete fatto un'analisi di quello che è accaduto? Perché la prima volta in tanti anni, questo grosso partito che ha fatto tanto della città, all'acqua? Ma innanzitutto ci siamo seduti, nel senso che credo che il Partito Democratico sia stata l'unica forza politica in questa città che dopo le elezioni ha fatto 4 serate di dibattito partecipatissimo con più di 30-40 interventi in cui abbiamo fatto un'analisi del voto. Ora io non so che cosa significa fare punto e a capo. Alla città, diciamo. Noi stiamo facendo questo incontro a qualche mese perché riteniamo che sia passato un tempo congruo per esprimere una valutazione politica, pubblica, aperta. Ho già detto che abbiamo intenzione di fare altre iniziative di questa natura a proposito dei progetti che abbiamo di fronte. Ma innanzitutto la prima cosa che abbiamo stabilito per ripartire è che dovevamo fare quello che la città ci aveva chiesto di fare, l'opposizione, perché vedete, in un clima politico, dato che la domanda è politica, in cui tutti possono stare con tutti, non esistono più confini, non esiste la destra, non esiste la sinistra, non esistono i valori, già prendere una decisione di questo tipo e non accasarsi il giorno dopo, tanto, come dire, le occasioni non sarebbero mancate, è stata una prima decisione politica che ha segnato il percorso che il Partito Democratico di questa città vuole costruire. Dopodiché, e vengo alle ragioni della sconfitta, il Partito Democratico di Mesagne ha sicuramente delle sue responsabilità e, come diceva prima di me Orsini, queste responsabilità sono state pagate durante il passaggio elettorale. Ma attorno al Partito Democratico, venendo alle cause che hanno generato quella sconfitta, è stato costruito un isolamento sia a livello orizzontale, cittadino, ma anche a livello verticale, perché non vogliamo nascondere a nessuno anche i problemi politici che noi abbiamo avuto con i vertici regionali di questo partito, che sono venuti in campagna elettorale, non sono venuti qui in campagna elettorale a sostenere il Partito Democratico, sono passati, diciamo, da qualche bar il giorno dopo che l'attuale sindaco si era autocandidato da capogruppo di SEL in carica, e diciamo, sono tutti elementi che hanno poi portato a quel risultato elettorale. Noi siamo pronti a farci carico di quelle conseguenze. Vogliamo condurre opposizione provando a costruire proposte innovative per questa città, non soltanto dicendo cose sulle quali non siamo d'accordo. Vogliamo fare, aprendoci anche ad altri e costruendo un progetto politico, quello che le condizioni politiche di questa città ci consentiranno di costruire. Non so se ad esempio riusciremo a ricostruire un nuovo centrosinistra o se dobbiamo parlare di un'alleanza temporale con forze che ci sono nella città, civiche, che fanno come il Partito Democratico opposizioni sia nelle sedi istituzionali che come dire, politicamente nella città attraverso l'impegno civico. E quindi questo è il nostro progetto e questo è il nostro orizzonte. Posso aggiungere una cosa a Pino? Sicuramente il Partito Democratico ha fatto punto a capo e questa è la dimostrazione. Adesso sta iniziando e inizierà tutta una serie di incontri proprio perché
deve avvicinarsi alla città, e quindi oramai il prezzo è stato pagato e bisogna guardare solamente al futuro. Di una cosa però, di quello che hai detto, non sono d'accordo. Questa amministrazione non ha la fascia della sinistra, come hai detto tu. Questa amministrazione non ha Cozzaglia. E quindi no, perché ancora continuate a dire sempre un'idea di sinistra. Non ha un punto di riferimento che possa essere sinistra. Sì, ha un punto di riferimento istituzionale, fuori discussione, anzi forse ne avrà due. Però non ha nessuna fascia che dice io sono... Ma non esistono più nemmeno a Roma. No, io penso che alla fine poi esistono. Tutti cercano di accasarsi ed esistono. Questo che voglio dire io. Noi abbiamo, come ha detto lui, discusso, fortemente analizzato questa campagna elettorale, e adesso ci sono voluti 6 mesi, però stiamo ripartendo, punto e a capo. E poi è sempre questa storia di che stiamo pagando, e poi è chiusa, è finita, è inutile, manco che ce lo ridite. E adesso il futuro lo stiamo costruendo, non è che è un futuro che nasce dalla sera alla mattina, adesso dobbiamo costruire. Perché ci piace una buona opposizione, una forte opposizione che si esiti di città, è necessario che ci sia un partito. Certo. Ma è l'unico partito in Italia. Non nel territorio, in Italia. Sì. Io gradiremo parlare delle persone, ma un po' della situazione che c'è, e nel nostro sito è uscita abbastanza chiaro, e la gente lo sa e comincia a capire qual è la situazione. La battaglia che abbiamo iniziato prima con le delibere, che anonimamente venivano messe con i numeri, adesso ci sta anche testo. E continuiamo con le determine, sono la chiave di volta per leggere la città in modo diverso. Non abbiamo scritto all'Associazione Nazionale Anticorruzione a Cantone per le interne, perché è uscito adesso, o meglio avevamo notizie che stesse per uscire, il discorso dell'obbligatorietà, quindi le determine entrano in quel discorso. Alla procura della Repubblica non è che bisogna andare per quello che ha detto il segretario, quando io che dal 1966 vivo dell'amministrazione, vado a vedere le termine, le leggo, mi è stato detto che potevo avere la password come giornalista per entrare, e l'ho rifiutata, perché quella deve essere un patrimonio di tutti i cittadini, e vedo il numero e poi dice numero vuoto. In un contesto civile, dal punto di vista amministrativo, quel numero deve essere accompagnato da un oggetto. Se l'oggetto poi non ha avuto un buon esito, si può scrivere anche revocato, ma noi vogliamo sapere perché ci sono quei numeri vuoti, perché in dialetto mesagnese quelli si chiamano già morti. Allora, se noi andiamo a vedere l'elenco pubblicato, noi abbiamo parecchi numeri, sta scritto numero uno, è stato assegnato un numero, poi quando Daniele Cavaliere ci sono, no, non abbiamo più avuto l'elemento per poter operare, e l'abbiamo lasciato qua. Ci sono altri discorsi. Se qualcuno ha seguito il nostro sito, noi abbiamo parlato di potere politico e di potere governativo. Ve lo dico tranquillamente, se il potere politico non si stacca dal potere governativo, che è la struttura burocratica, qualsiasi amministrazione, Scolitti, Bardaro, per andare lontano, Morfetta, faranno sempre la stessa linea. Perché io non vedo regolamenti, non vedo regolamento di contabilità agganciato a questo momento, vedo la signora Pastorelli che straita, che chiede a chi sono stati dati i contributi, giustamente, ma nessuno dice che è possibile mai, visto e considerando che ci sono le esperienze regionali, di contribuire alle associazioni, questo scandalo che si verificava quando c'erano, se ricordate, le cooperative sociali che si costruivano per poter dare l'appalto e il lavoro. Un semplice regolamento per cui i contributi o gli affidi non si possono dare a cooperative, associazioni che non abbiano una certa anzianità, non dico 3 anni, ma pure 2, 1 anno, che abbiano garanzia di operatività, e
inutile stare a parlare, io sarò sindaco, domani vengo KK, che sapienza, mi faccio un'associazione, affido il Natale pesagnese o il... non c'è nessuna regola. Le battaglie si fanno sulle strutture, sulle parti giuridiche, perché una volta fissate quelle, poi non ci saranno più gli affidi, tanto per o perché ci sta l'amico o ci sta il compare. Allora su questo discorso io chiedo al PD cosa vuol fare, e voglio dimenticare quello che è successo, nel senso che probabilmente le informazioni che arrivano al politico da parte della struttura burocratica non sono quelle agganciate alla realtà, e il politico si comporta in un certo modo e dall'altra parte succede il putiferio. Un esempio, io me ne sto andando dal centro storico perché il 1° febbraio penso ci saranno sbrancati con la faccenda dei parcheggi, ma questo perché i vigili urbani sono convinti che c'è l'obbligo del parcheggio per i residenti, non per chi lavora. Allora, nelle due piazze che stanno, piazza 4 novembre e piazza Criscuolo, il parcheggio sarà solamente per chi si va a sposare e per chi va a crepare, i parenti. Tutti il resto, anche se fanno l'abbonamento, non possono andare. Mi spiegate chi abita la via di Brindisi ha diritto al parcheggio? Faccio questa domanda perché i residenti del centro storico non solamente hanno la possibilità di andare con la macchina, ma di avere il parcheggio e di violare anche i divieti di transito, perché chi sta a Piazzetta Colonnesi, come non ci sta la freccia, alza il click e se ne esce tranquillamente anziché fare tutto il giro, cosa che faccio io quando parcheggio in piazza 4 novembre. Questa è la logica del comparaggio, che non è nata adesso, è nata negli anni 70. L'altra sera se lo dimenticavo di dirlo nella commemorazione di un carissimo amico, io non voglio partecipare, non voglio intervenire. Cioè il problema, le regole devono essere uguali per tutte. Se andate a Bologna, io ci rinuncio ad andare con la macchina perché ogni volta me lo uscivo con due del contravenzione. Io non dico mettete la telecamera per fare la contravenzione, ma se togliete quei paletti e mettete qualcuno che deve salvaguardare la viabilità, le telecamere che stanno nascoste in piazza 4 novembre mi fanno vedere il vigile che un'altra testata ha denunciato, che si girano dall'altra parte. Allora non è possibile che noi al centro storico dobbiamo bloccarlo via Zorlino, via Albricci, solamente ed esclusivamente per poter fare che cosa? Il parcheggio privato dei residenti. Poi abbiamo quelli del bar che pagano, quelli dei ristoranti che pagano la contravvenzione, però mi spiegate che senso ha, così tanto per scherzarci, zona a traffico limitata dietro la chiesa madre, dove ci sta chi si è messo i vasi fuori in modo che non si possa parcheggiare, e peraltro non manco l'Italia quando si cade tutte quelle piante, sono anche altre stelle. Me lo spiegate questa logica? Il politico probabilmente non ha osservazione, non glielo dicono tranquillamente, è la struttura burocratica che dovrebbe agire in questo modo. Allora, da dove nasce tutto? All'interno del PD, del PDS, allora è nato il bilancio sociale, e il bilancio sociale è la chiave di lettura di una città, perché significa costruire, chiamo l'inglese staff worker, i portatori di interessi, che sono i dipendenti comunali, che sono gli anziani dell'Hauser, che sono i sindacati, che sono le associazioni di categoria. Nel bilancio sociale, che non è quello che ci ha detto il nostro segretario ragioniere capo della telefonata, diteci, suggerite, noi i portatori di interesse sono strutture ben delineate che possono dire quali sono le esigenze di una città. Le esigenze dei pubblici dipendenti non sono quelle solamente del riverbero economico e del sindacato che cerca di sgraffinare qualcosa, una premialità, sono ben diversi, sono i posti di lavoro. Quando ci si parla di cartellini, di furbetti, ma di cosa stiamo parlando? Io sono stato anche dirigente della pubblica amministrazione. Chi è il dirigente che domani vede quello col cartellino e dice tu sei licenziato, quando quello col cartellino è il politico e i colleghi che possono testimoniare che non è vero? Solo in presenza di una telecamera la gente diventa giustiziata, bisogna licenziare, poi bisogna vedere una caposala, quando manca la caposala non funziona tutto il reparto, se quando stava male stava per caso con il medico o con il dirigente dell'ASL. Allora il discorso parte solamente dal bilancio sociale,
E la, sono argomenti, magari noi possiamo fare anche su questo tema, che è un tema per esempio è appropriato, certo, quello di farlo monotematico, potremmo, perché poi altrimenti togliamo anche lo spazio agli altri, insomma, per fare le domande. Sono considerazioni, io le condivido, alcune condivido, per esempio potremmo su quella questione della COSAP, e lì va detta anche una cosa, ecco, mi si passa il bisticcio, è molto netta e molto chiara. Cioè noi ci mortifichiamo che il sindaco si è mortificato per non aver tutelato o rispettato il principio di uguaglianza. Quella è un problema che poteva essere o può essere risolto con i regolamenti, quindi mettendo mano ai regolamenti, non come stanno mettendo mano, con una, come dire, smania irrefrenabile di modificare tutti i regolamenti, che non ci sono le esigenze. Al prossimo Consiglio Comunale, lo do la notizia, porteremo dopo appena 2 anni, 3 anni la modifica del polivalente, porteremo la modifica di un altro regolamento, porteremo la modifica del regolamento sugli incarichi di progettazione di architettura, che sono stati cambiati recentemente. Quello invece che poteva essere, e tra l'altro c'era già preannunciato, poi la Giunta Scoditti fu l'ultima delibera che fece, quella di dare un indirizzo per quanto riguarda i tavolini, è una cosa che sta lì, e quindi non si può fare, cioè sentirsi mortificato, poi rilasciare una pelosa dichiarazione di solidarietà nei confronti dei vigili urbani. Allora, la legge per noi, ci sono alcuni principi, il principio di legalità non è negoziabile assolutamente, quindi sono d'accordo su questo. Potremmo parlare dei parcheggi, ma insomma si tratta di temi, quello, soprattutto quello grande del bilancio sociale, che potremmo sviluppare, ma insomma lo potremmo fare in un secondo momento, insomma. Però alcuni temi che ha sollevato Giordano, insomma, mi pare che siano stanno sotto gli occhi di tutti, le soluzioni sono quelle che a noi dall'attuale maggioranza ci appaiono pasticciate. Io ho detto quella della COSAP, mi pare che su quello, insomma, bisogna cambiare, se o si introduce il regolamento o bisogna far rispettare le delibere e un atto di determina che c'è da parte dell'ingegnere Merlucci. Al limite si potrebbe fare come fanno in altri comuni, soprattutto i comuni quelli più grossi o che hanno una tradizione, perché lì si tratta della commissione paesaggistica che dovrebbe riunirsi, cioè fare all'inizio dell'anno, si riunisce la commissione, emettere un bando, e quindi si può dire chi è interessato per tutto l'anno può fare l'istanza, la commissione paesaggistica si riunisce e può concedere, la concessione la può dare per tutto l'anno. Altrimenti bisogna rispettare la legge, perché ci sono uno che viene sanzionato, e sicuramente se è sanzionato ci sono le condizioni per essere sanzionato, ce ne stanno tanti altri che devono essere tutelati perché hanno rispettato la legge. No, se non ci sono altre domande, diciamo, possiamo chiudere qui. Noi consegniamo il documento alla stampa, annunciamo che ci saranno altre iniziative, ma tra queste sarà nelle prossime settimane il lancio di un sito del Partito Democratico, che sarà, insomma, uno strumento di ulteriore approfondimento, insomma, che noi utilizzeremo e che vogliamo utilizzare per coinvolgere anche energie in queste città. Visto che non abbiamo noi, anche bisogna dire questo, l'accesso alla pagina istituzionale del Comune, perché anche lì, tra l'altro non è regolamentata, come, ma questo è uno, diciamo, è un altro discorso, però questo vogliamo soprattutto interloquire con i cittadini, poi vediamo quale possa essere poi la soluzione migliore. Perché noi, come? Anche lo facciamo. No, lo facciamo, ma i mezzi di comunicazione poi ce lo insegnate, insomma, sono quelli che oggi con 140 caratteri il Papa annuncia il Giubileo, figuriamoci poi se noi che siamo una nullità
non possiamo fare. Certo, non ci va di sentire, noi diciamo all'attuale maggioranza, visto che non ci sono altre domande, io mi permetto di dire che anche noi vorremmo che la città progredisse, che va bene, quindi che risparmiasse un po' del tempo suo e dei collaboratori per dedicarsi agli annunci, che lavorasse un po' di più sui temi amministrativi, perché che non sono né pochi né sono facili, su questo ci rendiamo conto, però non ci va di sentire il sindaco come ha fatto per il problema del taglio delle ore per i cittadini, per i ragazzi disabili, insomma, che chi ci ha marciato per anni e deve no, io mi faccio carico per chi ci ha marciato negli anni passati. Nessuno ci ha marciato, ora che lui è arrivato, tanto per usare una sua espressione, ad entrare nella stanza dove c'era la gioielleria di famiglia, che dicesse se ha trovato qualche pezzo mancante o se deve fare queste accuse, che le facesse con prove, e noi saremo, per come dire, se saranno fondate saremo i primi a dolercene e a sanzionare chi è stato, chi si è reso responsabile. Ma se non ci sono prove e solo per mascherare o per come dire, mettere dietro le spalle una scelta sbagliata, perché poi di questo si è trattato, tant'è che hanno fatto marcia indietro, non si possono accusare amministratori che magari avranno fatto anche i peggiori errori, ma sicuramente il marciato, che ha un significato e non sto qui a sottolinearlo, il marciato non ci ha marciato sicuramente nessuno. Sì.